Salve a tutti ragazzi, oggi per Transformers Italia recensiamo il Perfect Effect DX05 Leonidas. Come vedete iniziamo con la box perché secondo me questo disegno ad acquarello va veramente visto. Già questo vi dà un'idea di quello che stiamo per andare a recensire, quindi il Leonidas, ovvero il Leo Convoy, preso direttamente dalla saga delle Beast Wars. Neanche la Beast Wars, diciamo, classica, quella che conosciamo tutti, ma dalla saga giapponese. Come vedete, già questo ci dà un'idea del personaggio che andiamo a trovare, quindi qualcosa che è sicuramente rimaneggiata, super stilizzata e che sembra veramente un capolavoro. Bel box, bello grande, e quando lo sfilate, lo aprite, trovate fuori veramente un piccolo capolavoro. Quindi, signori, sono entusiasta di presentarvi il Leonidas. Eccolo qua. Allora, quando lo tirate fuori, avete qualche dubbio se state effettivamente maneggiando un Transformers o avete comprato qualche altra cosa? Come vedete, sicuramente il look è particolare, è un qualcosa di robotico, ma praticamente qualcosa che esula da quello che uno si aspetta da un Transformer, anche da una Beast War. Quindi è un leone completamente cybertroniano. Le dimensioni sono quelle di un difficile da inquadrare perché le dimensioni sono quelle di un Voyager. Non è un MP, potrebbe essere un MP, ha i disegni completamente rifatti, sembra di stravedere neanche un fast project. Non saprei che dirvi perché ad esempio guardate il busto e il petto. Praticamente sembra di avere in mano un Evangelion. Effettivamente concordo con chi dice sembra di avere in mano un SOC. Io purtroppo non ho SOC, non faccio questa serie, però anche la plastica è differente. Ricordatevi che la Perfect Effect per i progetti AAA, quindi non per gli accessori, ma per le figure intere, utilizza le stesse fabbriche della Bandai. Quindi non so, chi di voi ha anche la collezione di SOC sicuramente può avere un feeling molto familiare della plastica. Sicuramente non è una plastica molto solida, non è la plastica Fast Project, non è la plastica McToys, neanche l'MMC, quindi non è la plastica delle top level, delle altre tre top level. Anche lei comunque ci tengo a precisare che Perfect Effect è sicuramente una delle Ferrari del mondo dei Transformer, io lo dico sempre della Fans Project. Realmente non c'è solo la Ferrari, come sapete, c'è anche la Lamborghini, la Maserati, tante tante case. Sicuramente la Perfect Effect per le figure intere è una di quelle al top. Comunque lo vediamo pieno di particolari, bellissimo, sembra quasi sembra davvero quasi un neanche forse un Gundam, un Evangelion, ha tantissime declinazioni, ha il volto di Optimus Prime, ma neanche è un volto di Optimus Prime che ci aspettiamo, è un volto di Optimus Prime inferocito, leone e soprattutto lo spallaccio leone è veramente qualcosa di incredibile. Tantissima hype per questo prodotto, prodotto di altissima qualità, teserizzato nel 2011, quindi siamo ben lontani dalla data dei primi taser, pieno di armi come da Perfect Effect. Adesso andiamo a vedere nei particolari. Per gli amanti del metallo c'è parecchio metallo, troviamo spalla completamente in metallo, gli avambracci completamente in metallo, gli stinchi completamente in metallo, spalle o meglio supporti degli avambracci completamente in metallo. Questa è la sua versione ovviamente full armor. Come vedete, ingombrante backpack, secondo me si può anche rinunciare dopo che lo rifarò vedere. Nel backpack ovviamente trova spade, katane, questo accessorio che vedremo cos'è, cannoni e fantastica la coda frusta perfettamente snodabile che poi possiamo trasformare, rimuovere e utilizzare. Le articolazioni ovviamente ci sono tutti, ovviamente l'articolazione del collo, doppia articolazione del busto, che c'è anche l'articolazione degli addominali, bacino, anche ginocchio su racket joint, quindi estremamente posabile, piede col tilt della caviglia per poter fare tutte le pose dinamiche. Ovviamente stessa cosa, anche braccia possono essere aperti e chiusi. Ah, bocca del leone apribile e chiudibile. Quindi il leone, attenzione, il leone morde. Veniamo, non so, veniamo al, alla
a una piccola analisi dell'altezza. Allora, prima vi faccio vedere uno dei pochi, non so neanche se chiamarlo SOC, non lo so, sicuramente voi mi correggerete. È un Sentinel Metamor del Dino Jetter, quindi Jetter che hanno forma di dinosauri che si trasformano. È un po' più piccolo, però vi dico, il feeling della plastica è lo stesso. Quindi sembra veramente un qualcosa che è uscito non dal mondo Transformer, ma del Transformer SOC. Per chi dice un leader, vediamo un Masterpiece. Lo vediamo con MP10. Lui è molto più basso, è una testa più bassa di MP10. Quindi non saprei neanche se definirlo, perché ricordatevi che nell'universo Transformer i Beast War sono Transformer più piccoli dei Transformer reali. Cioè, meglio, un Beast War ha la grandezza dell'animale in cui si trasforma. Non tutti, ovviamente c'è un po' di mass shifting, o si trasforma in topo. Lo vediamo però vicino a un altro ottimo Optimus Prime, Optimus Prime, bellissimo, che è l'Orion. Quindi siamo lì lì con l'altezza, quindi direi un po' più grande di un Voyager. Un ultimo confronto, sicuramente con un altro prodotto Perfect Effect AAA, è con Warden compreso gli accessori, quindi è un po' più grande. Diciamo Warden pompato, quindi diciamo Warden è l'equivalente di DV Fortress Maximus. Warden pompato è circa un po' più grande è leggermente un po' più grande, un po' più alto. Diciamo, Warden pompato arriva a essere alto quasi quanto MP10. Ovviamente la grandezza è quella. Uno non dice che è un masterpiece perché si vede tranquillamente che le linee sono completamente rimodernizzate. Quindi sicuramente è una rilettura in chiave Classics o in chiave Comics. Quindi direi sì, stiamo parlando di un prodotto che è un Classics, ma ragazzi, veramente lo potete mettere dappertutto. Avete una collezione MP? Ci sta bene. Avete una collezione Classics? Ci sta bene. Non collezionate Transformer, ma collezionate SOC, Evangelion e qualche altra cosa? Ci sta bene lo stesso, perché sembra veramente il petto, soprattutto mi ricorda tranquillamente un Eva 0, un classico Evangelion. Tantissimi punti, posabilità, tantissime chicche. Iniziamo con la chicca della. Ah, vediamo il classico zoom sul volto, perché ve l'ho detto. Un attimo. Ok. Un altro po'. Eccolo qua, bellissimo, bellissimo volto incattivito. Proviamo a aumentare l'illuminazione. Molto, molto cattivo. Tagliato, allungato, non è la classica faccia rotonda da Optimus Prime. Ma soprattutto abbiamo la matrice o la Spark. Ora non mi ricordo se nella Beast Wars lui ha una matrice. Credo di no, perché la matrice dovrebbe avere la Big Convoy, quindi l'equivalente del Mammut. Però ha una cosa, una particolarità che avevano tutti i Beast Wars, cioè o meglio la Spark. Quindi la loro, se vogliamo, l'anima. Petto apribile come Optimus Prime. Abbassiamo. E ecco qua che si vede la sua Spark azzurra che assomiglia a una matrice o a una Spark. Insomma, a seconda dell'universo, se vi va di vederla come una matrice del comando, è una Matrix. Se no, è semplicemente la sua Spark. Quindi, o meglio, l'anima del Transformer. Allora, vi avevo promesso, ora torniamo leggermente indietro, e vi avevo promesso un ritorno un'analisi delle armi. Ce ne sono di tutti i gusti. Iniziamo con sicuramente la cosa più bella. Eccole qua, le katane. Katane sono una coppia di katane in metallo. Che non riesco a sfilare. Bene, proviamo a sfilare l'altra. Faremo? No. Allora, le katane non sono molto collaborative. Allora, questo, il fucile che si è staccato, è forse uno dei pochi difetti che ora vi andrò a mostrare dopo. Neanche troppo difetto, insomma. Allora, intanto cerchiamo di sfilare le katane che sono. Allora, le katane sono. Facciamo così, va. Eccolo qua. Allora, diciamo che ci guarda anche, come vedete, quindi scegliamo anche qualche posa dinamica. Alla katana hanno questa forma lunghe che assomigliano a una pistola. Poi vedremo che alla fine si trasformano nei cannoni nella moda di leone. Eccolo qua, rigida perché la katana è un pezzo di metallo. Non è affilata, ma questo qua, ragazzi, posso assicurarvi che se lo premete con forza su una persona, questa persona salta. Ovviamente completamente impugnabile, vorrei ben vedere.
E il nostro Leo Convoy ne ha ben una coppia. Quindi potete fare tranquillamente una versione cattivissima con una doppia spada. Ora vediamo se riusciamo a sfilare anche questa. Purtroppo è il metallo e nella plastica si inserisce fin troppo bene. Va bene, ok, ragazzi, le spade non sono collaborative, ma avete capito l'antifona. Vediamo cosa. Vediamo allora queste cose. Va bene, per ora la spada la mettiamo da parte. Allora, queste cose che cadono, secondo me, sono delle cose veramente inutili su questo personaggio. Quindi non vi preoccupate, io nella mia versione probabilmente li terrò nella scatola. Allora, per fare il leone più armato, o anche per scimmiottare un Optimus Prime, il leone, come vedete dal backpack, viene accompagnato, Leonidas viene accompagnato da due cannoni. Eccoli qua. I cannoni si possono rimuovere con tutto il supporto in modo da lasciare mettiamola così, il busto, molto il busto, il gonnellino che assomiglia molto al retro di un samurai. Ricordiamoci sempre qua la frusta. Oppure, se vogliamo tenerlo con le spade, ma ci piace armato, per dargli un tocco all'Optimus Prime. Un attimo, ragazzi, che adesso sono andato a toccare le caviglie, quindi devo ritrovargli un attimo la posizione d'equilibrio. Ok, ma sì, forse leggermente qualche problema d'equilibrio, ma neanche tanto. Si possono separare. L'aggancio lo lasciate semplicemente attaccato dietro, sempre al gonnellino. Ok, e possiamo trasformarlo in una pistola che assomiglia molto al cannone di Optimus Prime. Quindi lo chiudiamo. Alziamo questo il mirino, scusate, alziamo l'elsa e abbassiamo l'impugnatura. Ora, datemi un attimo che ce l'abbiamo qui. Eccolo qua, il cannone di MP10. Sicuramente le somiglianze sono. Scusatemi. Il cannone di MP10, sicuramente le somiglianze le vedete tutte quante. Quindi sono dei cannoni che sicuramente scimmiottano quelli di Optimus. In caso non vi piace la versione cannone tozzo, il cannone è allungabile, anche di più di questa versione qui. Ecco qua. Realmente per me è un particolare che secondo me, bella l'armetta, ma secondo me appesantisce il personaggio dietro, perché avete di fatto praticamente questa schiena con questi due cannoni. Volendo potete provare a dargli una sistemazione un po' più dinamica, insomma, provate a fare un angolo così. Oppure allungarli tutti quanti verso l'alto, li attaccate e provate a farli salire in alto. Il problema è che poi vi sbatte con la criniera. Questo vi sbatte con la criniera del leone. Questo ci sono meno problemi. Lui vi sbatte con la criniera del leone, quindi non vedo neanche perché appesantire il personaggio con due cannoni alla fine dietro. Probabilmente nel mio modello questi due finiscono nella scatola. Ve lo dico subito, subito. Ok, altra ulteriore chicca che io trovo fantastica. Allora, Perfect Hefted ci ha abituato un po' a dei platformer. Lui non è un platformer, l'unica platformerata che ha è il suo gonnellino, che realmente più che un gonnellino è un portarmi. Ah, un'altra cosa, questa qua praticamente viene data per coprire la schiena. Lo stacchiamo, io continuo a dirvi, a me la schiena ricorda tantissimo un'Eva, un Evangelion, anche quei tre reattori, il perno per l'umbilical cable. Questa è un'altra arma, credo fatta appositamente, diciamo che si usa per la modalità leone, ma io neanche la uso, cioè semplicemente è una piccola balestra, ecco qui, pronta, che nella modalità leone serve per tenere allargate, qua ci si inseriscono le katane come se fossero dei cannoni, sopra la modalità leone. Realmente le katane in modalità cannone e in modalità leone possono tranquillamente rimanere attaccate al suo gonnellino, quindi è veramente un accessorio che è inutile. Anche questo qua secondo me appesantisce inutilmente la figura. Carino, carino l'idea di una balestra, ma credo che sia un'arma che viene dalla Beast Wars. Ora, io purtroppo non mi sono informato molto perché è una versione giapponese. Non mi pare di averlo visto, sicuramente non ha le spade, non mi pare di averlo, forse ha i cannoni, ma non ne sono sicuro. Il giocattolo originale è semplicemente una coppia di lanciamissili che sono messi qui sotto alla criniera del leone. Quindi diciamo carina l'idea della balestra, ma niente, ci sono armi più interessanti e sicuramente anche questa qua nel mio modello ritorna nella scatola.
Un particolare che invece non ritorna nella scatola è la frusta. Allora, qui per sfilare la frusta dobbiamo sfilare il gonnellino, sempre con attenzione perché il perno è sottile, quindi non mi va, visto che una volta sono rimasto scottato con la mia Arsi, che si è rotta appositamente uno di questi pernetti, non mi va che si rompa anche il perno del bustino. Come vedete, completamente inserita e arrotolata all'interno del gonnellino. Quindi procediamo lentamente, e poi vi spiego perché, a rimuovere tutti i punti di interconnessione, ne ha almeno tipo 4-5. Ok, per adesso, ragazzi, mettiamo anche da parte il gonnellino. Voilà. Frusta lunghissima. Io la trovo veramente fantastica. Piena di... Può avere tutte le cose, tutte le direzioni che vogliamo, ammo, sapete, no? Catena di Andromeda, poniti a difesa, o in questo caso frusta di Leonidas. Molta, molta attenzione per le pose dinamiche. E questi joint sono molto delicati, infatti Perfect Effect nella confezione ci dà almeno due ricambi, quindi se dovete ruotare per dargli una posa dinamica, tenete sempre ferma la pallina e ruotate il perno che volete ruotare. Alcuni perni, come vedete, sono un po' più malleabili, quindi andate tranquilli. Alcuni sono molto rigidi, quindi possibilità che voi fate torsione, il perno resta fermo, fa attrito e si stacca il perno dalla pallina. Fortunatamente avete almeno due ricambi, quindi cercate di stare attenti, insomma. Dicevamo, completamente snodata, la potete far girare veramente a mo' di catena poniti a difesa sul modello Andromeda. Facciamo che non ci piacciono queste armi che vi ho presentato? Va bene, facciamo che non ci piacciono. Rimuoviamo anche quest'ultima katana. Rimuoviamo la frusta. Siamo rimasti a corto d'armi? Prendiamo la frusta. La sfiliamo. Questo comunque resta un bel batacchio. E separiamola. Ecco qua. Una coppia di coltelli molto sebertroniani, quindi diciamo in lui ci sono tante anime. Secondo me Perfect Effect ha fatto un lavoro fantastico. Transformer che può essere comprato praticamente da tutti, appassionati di Transformer, appassionati di... scusate, non lo riesco, sono diventato manifestamente handicappato a mettere un coltello. Appassionati di Transformer, non appassionati di Transformer, ma appassionati di Sock in generale, di action figure, di appassionati di qualsiasi cosa. Veramente grandissimo modello per tutti. Da appassionati di Transformer, da appassionati alle Beast Wars, appassionati dei bei modelli robotici, Evangelion, qualsiasi cosa. Veramente, veramente qualcosa di superlativo. Scusate, ma io credo, vabbè, lo zoom sul volto del leone lo facciamo dopo in modalità leone. Ok, veniamo alla trasformazione. Ovviamente per la trasformazione cerchiamo di ricomporre tutta quest'orgia di componenti. Io ve l'ho detto, a me piace molto così con la schiena libera. Ah, fantastico, ovviamente razzi scolpiti dietro le gambe che si possono muovere, non tutti e tre separati, ma li potete tirare in avanti e indietro. E anche qua gli skinieri per dare maggiore stabilità al modello. Gli skinieri, non so se sono skinieri, comunque dei flap. Ok, iniziamo. La prima cosa è sicuramente rimontiamo la katana dentro al cannone. Allora, lei è un verso, io puntualmente lo sbaglio. Ok, l'ho sbagliato, quindi la sfiliamo e la ruotiamo così. La reinseriamo. Ok, direi che per semplicità durante la trasformazione lo facciamo senza il gonnellino. Quindi per ora il gonnellino resta solo, lo ricomponiamo, quindi con le katane. Io ve l'ho detto, la mia versione probabilmente non tengo né cannoni attaccati né la balestrina, ma semplicemente gonnellino e katane. E coda, che secondo me è il particolare, veramente il particolare migliore, è stata veramente una chicca geniale. La coda, per inserirla, dobbiamo seguire parecchi passi. Ci
C'è parecchi passi. C'è un percorso obbligato, quindi incominciamo con prima questo lato, poi si incastra qui. Ecco. Vedete, bello della diretta? A me si è spezzato un perno. Fantastico. Quindi ve l'ho detto, molto molto attenti con molto molto attenti. Va bene, dai, proviamo a inserirla così, sarà un po' più corta. Quindi, no, vedete qua, io ho fatto una modifica al all'orientamento. Aspettate, forse se rimuovo i inseriamo il primo, facciamo passare qua, lo ruotiamo qua, clip, inseriamo la seconda parte, facciamo ruotare, ecco qui, ok, inseriamo clip, anche qua vedete che ruota dal lato sbagliato, quindi proviamo a girare quello che dobbiamo girare senza rompere niente, cerchiamo di non rompere più altri flag. Ok. No. Un attimo. Ok, ci siamo. E poi in ultimo, ultima rotazione. Ecco qua. Che dirvi, il leoncino avrà la coda un po' più corta, però oppure se no mi date un secondino, ci rivediamo tra poco, sostituisco il pezzo al volo e ritorniamo alla nostra video recensione. Ok? Datemi un secondo. Ok ragazzi, rieccoci qua, coda sostituita, quindi brava PE che ha notato questo difetto e ci dà i ricambi direttamente. Mentre lo sostituivo pensavo, certo, sarebbe stato veramente bello se l'avessero fatta in metallo. Effettivamente, sapete, non amante del metallo, ma una frusta del genere fatta in metallo, ragazzi, proprio effetto wow. Allora, dicevamo, rimontiamo le spade. Anche qui io non farei molto attacca e stacca perché, ve l'ho detto, io sono rimasto traumatizzato dalla mia esperienza con la Perfect Effect su un pernetto della loro Motobot e quindi vorrei non forzare troppo con l'attacca e stacca. Ok, adesso ecco qua, lo mettiamo un attimo da parte. Veniamo alla trasformazione. Allora, la trasformazione realmente l'unica parte difficile è formare la testa, perché tutto il resto è veramente banale, cioè ragazzi è un leone, quindi è un quadrupede, facile, le gambe diventano le gambe posteriori del leone e le braccia le gambe anteriori. L'unica cosa è far entrare questa parte della criniera dentro quest'altra parte della criniera, un po' noioso, proviamo un attimo a vedere se riusciamo a farlo in tranquillità. Ok, separiamo come vedete su Racket Joint questo perno. E separiamo anche la testa del leone. Ok, dentro la testa del leone c'è questo perno. Abbiamo questo perno giallo. Ora lo dobbiamo ruotare in questa maniera. Scusate, ve lo faccio, forse ve lo metto così che si vede meglio. Però lo lasciamo. Lo dovete ruotare in questa maniera. E lui va posizionato sopra la testa, non proprio sopra la testa. Immaginate questo ball joint che va qui, va posizionato circa all'antenna sopra l'antenna opposta. Perché deve essere leggermente in diagonale, se no non riesce a entrarvi. Schiacciate tutto giù e mettete la testa in posizione. Oppure a questo punto tenetela qui. Diciamo, il difficile è dovete infilare la criniera all'interno di quest'altra criniera e bloccarla con questi due perni interni. Una volta siete riusciti a fare questo, basta, praticamente avete finito la trasformazione. Anche qui, quindi a questo punto prendiamo e la ruotiamo in questa maniera, la riruotiamo, la chiudiamo e siamo pronti per inserirla all'interno. A questo punto inizierà tutto un gioco di estremi smadonnamenti. Quindi mettete al sicuro nonnine, mammine,
figliocce, figliocci, se non volete che, insomma, crescano, se non volete che crescano bene subito. A madonne. Ora, speriamo, come si dice. Il bello della diretta, speriamo di riuscirci in tempi abbastanza rapidi a fare questo gioco. Ok, qui ci siamo. Questo è posizionato abbastanza bene e ora veniamo a posizionare lui. Quindi abbiamo detto dobbiamo creare una specie di croce qui. E a questo punto dobbiamo cercare di allineare il più possibile. Io incomincio sempre a allineare questo lato con il perno, almeno un lato è bloccato. E se la croce è fatta abbastanza bene, vi si allinea anche l'altro lato. Perfetto, io sono completamente fuori allineamento, quindi come si dice, fuori allineamento e fuori allenamento. Cercate di non forzare, se non vi entra onde evitare rotture e diciamo che ci siamo quasi. Sì. Ora a questo punto no, vedete, ora a questo punto una volta sono più o meno attaccate, ridate una stretta a questo lato, alla parte interna. Come vedete, una parte del mio è più o meno entrata, mentre l'altra parte è entrata così così, andate ad aggiustare con le dita, ma realmente è tutto un discorso di come questi due perni si incrociano l'uno sull'altro. Ho visto gente tranquillamente recensioni americane dove questa parte la lasciano staccata e non è che è un problema. A questo punto richiudete la criniera in alto e abbiamo finito la testa del leone. Ora il resto è tutto un gioco da ragazzi. Qui iniziamo le braccia. Vediamo il pugno a questa maniera, lo chiudiamo e semplicemente solleviamo il coprigomito e spingiamo l'intero braccio all'esterno. Ok, semplicemente si richiude a questa maniera. Ecco qua, ci siamo. Prendiamo il busto e schiacciamo. Ah, prima ruotiamo queste, secondo le istruzioni, di 90 gradi. Io non ho capito bene che 90 gradi. Se è a 90 gradi così o se è a 90 gradi così. Secondo me ha senso è più 90 gradi così. Quindi direi, e lo chiudiate qui. Le spalle seguono questa ball joint e si infilano sotto il leone. Realmente è una modalità che a me non piace molto. Capisco che è la modalità più simile all'articolazione di un leone, però vi dico la verità, non è che mi fa impazzire. Ecco, forse lo intrecciate così. Non è che mi fa impazzire perché crea questo leone che è abbastanza reale, perché è reale, perché la fisionomia di un leone o di un felino, le spalle del felino sono quasi sotto alla testa. Anche qui sbloccate il gomito e spingete. Chiudete il pugno in avanti e ribloccate l'articolazione. Ok. Ecco qua, vediamo qua. Allora, qua è già successo da solo. Normalmente in bot mode questa parte è attaccata, la sfilate leggermente in avanti e lo curvate. Ora, per le gambe, semplicemente prendiamo la gamba, la spostiamo di 90 gradi in questa maniera e spingiamo la ginocchiera in alto e ruotiamo di 90 gradi la gamba. Questa parte potete, come si dice, come dicono gli americani, it's up to you, perché la potete tenere aperta o chiusa. Stessa cosa quest'altra parte, ruotate completamente di 90 gradi in questa maniera, spingete in avanti la ginocchiera e ruotate il ginocchio. Alzate anche qua la ginocchiera. A questo punto, ragazzi, il leone è finito. Lo alziamo così e ora gli diamo una certa, mettiamola così, una certa posa. Ah, scusate, un'ultima cosa. Busto. Dovete spingere le due ball joint all'indietro in modo di avvicinarle un po' di più e far sembrare la sua silhouette un po' più felina. Quindi dicevamo, facciamo questa cosa, quindi lo mettiamo. Ecco qua, insomma, alla fine qua apriamo le criniere. C'è la gorgiera che va schiacciata sotto. Anche qua apriamo la criniera. Insomma, è sempre un leone, ragazzi. E alla fine, infine, eccoci qua.
Ok, siamo pronti. Come detto, diciamo, il look è particolare. Non apprezzo molto queste spalle un po' così incassate dentro. Cioè, o meglio, lui è stato sicuramente pensato con la modalità bot, con la modalità robotica in mente, sicuramente. La testa della criniera del leone è bellissima. Forse quello che non apprezzo è le gambe di dietro che sono grandi, ovviamente le braccia davanti, le zampe davanti sono piccole. Questo ovviamente per dare un look antropomorfo, ovviamente un felino vero. È tutto tranne che con queste proporzioni, insomma. Allora, a questo punto possiamo riattaccare il gonnellino e spostare in avanti, ecco qua, i cannoni. Quindi secondo me, diciamo, io credo la trasformazione si può fare anche col gonnellino inserito, però così è più semplice. Ok, come vi ho detto prima, alziamo la coda del nostro micione e chiudiamo i cannoni sulle spalle. Ok, diamogli una forma, ecco qui. Lo rimettiamo in linea. E ho detto, questa parte semplicemente la balestrina si inserirebbe, dobbiamo ruotarla e ruotarla in questa maniera, e si inserirebbe qui sulla schiena dove c'è il foro, quindi in questa cosa di fatto spostando questa parte qui e allargandoli di qualche centimetro. Io non ne vedo l'utilità. Se ve lo volete fare perché vi piace, perché le istruzioni vi dicono così, quello che vi pare, bene, se no semplicemente io ve l'ho detto, o è scatola. Sicuro, almeno per me, oppure lasciate richiusa qui e la mettete qua giusto se volete, non lo so, boh, per riempire, per fare un riempitivo, non lo so, ma veramente, veramente un componente inutile, senza problemi ve lo dico, non aggiunge, non toglie niente a questo modello fantastico. Dicevamo, ecco qua il nostro bellissimo leone, e dai, su, non fare il timido. Alziamo il volto e apriamo i nostri artigli. Scusate, apriamo le fauci. Qui potete mettere i cannoni un po' come volete, oppure leggermente divaricati, insomma, come vi pare, qui almeno. E torniamo invece ai nostri ulteriori cannoni, che si vendono per comodità. Lo allunghiamo qui, allunghiamo, giriamo, inseriamo il cannone e allunghiamo il cannone in questa maniera qui. Semplicemente lo poggiamo di nuovo sopra il. Qui sbatte, se lo allungate tutto, sbatte sulla criniera, quindi vi consiglio di fare come per le istruzioni, 90 gradi o leggermente un po' più, non lo so. Vai, così. Stesso gioco per quest'altro, prepariamo l'oggetto, lo inseriamo, lo rimettiamo come se era in questa maniera e lo chiudiamo. Ecco qua, diciamo, abbiamo il leone, un leone corazzato, non so, modello Zoid, oppure se no, ecco, facciamo proprio lo Zoid. Rimettiamo e lo pieghiamo a questa maniera. Effettivamente sì, la modalità leone è veramente quella di ricorda in toto quella di uno Zoid. Sicuramente strizza l'occhio a quella serie. Come vedete, due cannoni sulle spalle. Ora scusate, non so perché li ho messi disallineati o a volte c'è un attimo una difficoltà a metterli. Mi si è ruotato il bacino. Semplicemente uno è più alto e uno è più basso. Ora, non so, non mi mettete in croce per l'allineamento dei cannoni. Comunque, se siete bravi, gli date una buona posizione e lo riuscite a trovare perfetto. Bella, bellina, molto bellina, molto bellina. Sì, effettivamente l'allineamento, uno l'ho messo più alto e uno più basso. Ecco qui, si dovrebbero essere uguali. Come ho detto, visto che il déjà vu da Zoid è incredibile,
A questo punto ci danno un accessorio che ce lo trasforma completamente, quindi un visore rosso, che a me non piace per niente. Infatti anche questo è un altro accessorio che rimarrà nella scatola, almeno per me. Ed eccoci qua. Signori, abbiamo lo Zoid bianco del leone che si vedevano nei cartoni. Ora neanche il Liger, possibile? Vabbè. Eccolo. Allora, io direi che sicuramente un d'obbligo, uno zoom al volto del leone è d'obbligo. Tu me lo vedete estremamente ben scolpito, tantissimi particolari. Togliamo il monitor, gli occhi sono fantastici. Diciamo veramente un prodotto di bla. È inutile parlare di disguise, quindi di mascheramento delle parti robotiche, perché praticamente è un leone robotico. Quindi non so che può essere nascosto. Forse l'unica cosa che piace di meno è la testa di Optimus Prime, un po' così a vista. Forse magari un pannellino o qualcosa si poteva fare. Diciamo, si riesce a coprire se si allunga, se si abbassa completamente la testa e un attimo si riesce a mettere la gorgiera del leone sotto e non si vede più. Oh, scusate. Sicuramente questa parte della videorecensione è andata fuori fuoco, mi dispiace molto. La rifacciamo, vi stavo dicendo qui non mi piace molto la testa che si vede da sotto. Se allunghiamo la testa e la abbassiamo completamente, quindi la abbassiamo così, possiamo chiudere la gorgiera aprendo la bocca e in parte riesce a coprire la testa di Optimus. Comunque, ragazzi, veramente, veramente qualcosa di superlativo. In bot mode è incredibile, in alt mode, se soprassediamo alle braccette fine del leone, stiamo parlando anche qua di qualcosa di veramente fantastico. Insomma, ragazzi, che dirvi? Brava Perfect Effect. Io lo consiglio a tutti gli amanti allora, tutti gli amanti della Beast War. Questo è il primo 3P Beast War, credo, quindi secondo me è un acquisto obbligato. Per gli amanti dei Transformer belli, no, scusate, intanto mi perdo i tab. È sicuramente un acquisto obbligato anche lui. Per chi vede questa video recensione e gli piacciono altre tipologie che possono essere i SOC, che possono essere gli Evangelion, che possono essere semplicemente le action figure fighe, ragazzi, anche questo è il prodotto per voi. Come vedete, ha poco poco del Transformer, cioè può essere tutto. Dal Transformer all'action figure, questo poteva essere tranquillamente il protagonista di qualche nuovo SOC. E la gente che non colleziona Transformer l'avrebbe comprato perché stiamo parlando comunque di un personaggio che ha per natura proprio a che fare con tutto l'universo robotico. Modalità alt mod, quindi modalità alternativa di un animale estremamente cybertroniano, quindi estremamente meccanico, può stare in qualsiasi anime, da quelli dagli anime col singolo robot, di cui lui è il protagonista, agli anime in cui lui fa la spalla, alle serie Transformer. Può stare in una serie Transformer che non sia Beast War, tranquillamente, robot meccanici, pensiamo a Razorclaw. Può stare dappertutto, consigliatissimo per qualsiasi tipo di collezione di Transformer. Ragazzi, non fatevelo sfuggire, perché questo è sicuramente uno dei migliori prodotti, forse uno dei top 5 prodotti del 2015 per l'universo Transformer o per l'universo collezionistico in generale. È la prima volta che mi sento dire quasi che un Transformer, che hanno una loro anima, una loro in mezzo a una collezione di SOC, un Transformer lo riconosce subito. Un Transformer può stare in mezzo anche a una collezione di Solo of Chogun o Evangelion, di qualsiasi cosa si parla. È veramente un capolavoro. Signori, dopo tutta questa esaltazione, alla prossima video recensione, un saluto da Fulvio e da tutto lo staff di Transformers Italia.